Oggi realizzeremo insieme una simpatica decorazione per le finestre a tema pasquale con dei coniglietti che potrete preparare anche insieme ai vostri bambini. Andiamo a vedere come fare. Allora, vediamo subito che cosa ci serve. La sagoma di un coniglietto e di una carota. Allora, io l'ho scaricata da internet e poi l'ho ritagliata, però se siete bravi potete disegnarla direttamente a mano. Poi del cartoncino giallo per il coniglietto, o se preferite potete scegliere anche un cartoncino rosa, e il cartoncino arancione e verde per le carote. Poi ci serve un po' di cotone, forbici e colla. Allora, partiamo subito a sagomare i nostri coniglietti e poi le carote. Allora, li posizioniamo sul nostro foglio e andiamo a sagomarli. Potete eventualmente anche stamparli direttamente sul cartoncino, come vi è più comodo, e poi ritagliarli. Allora, quando andiamo a sagomarli sul foglio, è importante creare anche una linguetta qui sul lato dell'orecchio piegato, una linguettina aggiuntiva, perché ci servirà per unire insieme tutti i coniglietti. Continuiamo così. Io ne ho preparati 9-10 e così li ritagliamo tutti. Una volta preparate le sagome dei coniglietti e delle carote, andiamo a realizzare i ciuffetti verdi da mettere sopra le carote. Allora, io ho tagliato delle striscioline di cartoncino verde, le pieghiamo e poi andiamo a tagliare dei filettini di cartoncino più sottile, lasciando un pezzetto intero, 3 o 4 mm, in modo da avere la possibilità di attaccarli. E così prepariamo 2 o 3 striscioline, dipende da quante carote abbiamo fatto. Allora, le carote andranno posizionate tra un coniglietto e l'altro, quindi dipende appunto da quanti coniglietti decidiamo di fare, dipende anche dalla grandezza delle finestre. Ecco qua. E poi andiamo a ritagliare dei pezzettini più piccoli, così, vedete, poi lo piegheremo in modo che vengano più ciuffetti, che si crea anche un po' di movimento, e poi li andremo ad attaccare sopra alla carota. Allora, come vedete, le carotine anche sono pronte. Vi faccio vedere come ho attaccato i pezzettini dietro. Ne prendete uno piccolino, un centimetro e mezzo, mettete un po' di colla e lo attaccate dietro, così. Allora, una volta che appunto abbiamo pronti tutti i nostri componenti, andiamo a comporre la decorazione per la finestra. Allora, io vi faccio vedere con 4 coniglietti, poi voi lo costruirete in base al numero di coniglietti che appunto avete scelto di mettere alla finestra. Allora, teniamo sempre l'orecchio che cade, che è piegato a sinistra. Quindi partiamo con uno, poi ci mettiamo sopra un altro coniglietto con l'orecchio, diciamo, intero, che resta su in corrispondenza, e con la zampetta leggermente sopra la nostra linguetta, che andremo ad incollare
quindi facciamo la stessa cosa con tutti. Questo non ha la linguetta perché è la parte finale, quindi l'ultimo, gli ultimi, i coniglietti, diciamo, che sono ai lati, non devono avere linguette. E poi sopra, quindi attacchiamo i due coniglietti attraverso la linguetta di carta e sopra ci posizioniamo le nostre carotine tra un coniglietto e l'altro. Ecco qua. Una volta che abbiamo attaccato insieme le carotine e i coniglietti, andiamo a mettere la codina del coniglietto. Prendiamo un pochino di cotone, facciamo una pallina, mettiamo un po' di colla. Allora, scusate, qui ho utilizzato della colla Prit, e qui invece per attaccare il cotone utilizzo della colla tipo Vinavil, quindi mettiamo un po' di colla qui e ci attacchiamo il nostro batuffolo di cotone, schiacciamo un pochino così rimane attaccato e facciamo la stessa cosa in tutti gli altri coniglietti. Ecco qua. Eccolo qui. Ecco qua. E facciamo lo stesso anche con gli altri. Una volta che anche il cotone si è attaccato, possiamo appenderli alle finestre. Magari con... Allora, in alcune finestre si possono inserire nella fessurina che c'è tra la cornice di legno della finestra e il vetro. Però comunque bisogna mettere un pezzettino di scotch, di biadesivo, un pezzettino piccolissimo, magari in corrispondenza delle orecchie, in modo che rimanga attaccato. Allora, se volete, i coniglietti si possono abbellire anche con del nastrino, se avete del nastrino colorato a casa. Io ho preso questo. Allora, mettiamo un po' di colla qui, in corrispondenza del collo del coniglio, e la attacchiamo. Attacchiamo soltanto le parti esterne del nastrino. Io ho preso un nastrino, ho tagliato un pezzetto da 8 centimetri. Allora attacchiamo in questa parte alle due estremità, in modo che la parte centrale rimanga alta e formi una specie di, vedete, di semicerchio. Una volta che abbiamo attaccato le parti centrali, schiacciamo verso il centro la parte che era rimasta alta e la attacchiamo in modo che si formi un fiocchetto. Vi faccio vedere in un altro coniglietto che ho già preparato. Vedete, io ho schiacciato verso il centro la parte che era rimasta alta del nastrino e si è formato un fiocchetto. Rimane così, quindi vedete, ecco qua. E quindi potete decorare i coniglietti anche con del nastrino. Ed ecco, la nostra decorazione è pronta. Se il progetto vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo alla prossima idea. Ciao a tutti da Ben Fatto, Sognato, Creato.